Il mercato azionario è spesso percepito come un grande e spaventoso abisso di denaro che mangia vivi gli investitori ignari ed è la strada verso una grande ricchezza per coloro che lo capiscono. Anche se queste sensazioni possono essere vere, comprendere il mercato azionario e avere successo facendo soldi con esso è molto più facile di quanto ci si possa aspettare. Per capire il mercato azionario dobbiamo prima di tutto capire cos'è un'azione. Un titolo azionario, altrimenti noto come azione, è un token finanziario o uno strumento che indica la proprietà di un'azienda in una certa proporzione. In sostanza, se Amazon avesse 1000 azioni e tu ne comprassi una, possederesti un millesimo di Amazon. In realtà Amazon e le grandi aziende hanno milioni di azioni, ma questo riassume il punto. Quando si possiede un'azione, significa che si possiede una parte di quella società e quando il valore di quella società aumenta, aumenta anche il prezzo delle azioni. Ci sono anche azioni ordinarie e privilegiate che si riferiscono ai diritti di voto di un azionista. Le azioni ordinarie hanno diritto di voto e le azioni privilegiate no. Quando si ha diritto di voto, si può votare su cose come le fusioni o per le elezioni del consiglio di amministrazione e altre decisioni finanziarie. Le azioni privilegiate, tuttavia, si chiamano così perché ottengono la preferenza quando una società paga un dividendo, che è fondamentalmente una divisione del profitto di una società con l'azionista, e ottengono la preferenza anche in altre situazioni finanziarie. Le azioni possono diventare molto più complicate di così, ma queste semplici nozioni saranno sufficienti all'investitore di base. La prossima cosa che ci si potrebbe chiedere è perché esattamente le aziende vendono le proprie azioni, e la risposta è semplice: per fare soldi. Le azioni permettono ad un'azienda di raccogliere enormi quantità di capitale operativo senza essenzialmente alcuno sforzo o prodotto extra. Il mercato azionario moderno spesso basa il valore dell'azienda sui suoi potenziali guadagni. Questo significa che le aziende relativamente piccole possono guadagnare milioni o addirittura miliardi se gli investitori pensano di poter aver successo in futuro. Quindi se un'azienda ha bisogno di vendere le proprie azioni, ha bisogno di un posto dove farlo. Le aziende entrano nel listino delle società borsistiche vendendo le azioni attraverso un'offerta pubblica iniziale o anche detta IPO. Questo cambia essenzialmente lo status di una società da azienda privata a società quotata in borsa. Le IPO possono permettere ai fondatori di un'azienda di incassare la loro quota e semplicemente lasciare che l'azienda raccolga denaro una volta che le azioni di un'azienda sono quotate in borsa ed il pubblico può scambiarle. Di solito i prezzi fluttuano in base all'opinione pubblica, ma le tendenze e le fluttuazioni più concrete dipendono in genere dai profitti e dalle operazioni di un'azienda. Questi possono essere misurati in base al rapporto PE, ossia al rapporto prezzo-guadagni, oltre a una serie di altre metriche. Di solito a questo punto gli investitori occasionali si spaventano e cominciano ad avere uno sguardo critico, ma non temere, non è complicato come sembra. Ora dobbiamo capire come e perché il prezzo di un'azione fluttua. Il mercato azionario è composto da milioni di investitori e singoli trader che pensano tutti cose diverse di un'azienda. Tutti fanno scelte indipendenti e la somma di queste scelte si traduce nel movimento positivo o negativo di un'azione. Se più persone acquistano, il prezzo sale. Se tutti vogliono uscire da un'azienda, il prezzo scende a causa della mancanza di domanda di acquisto. Un esempio potrebbe essere questo. Diciamo che pubblichi un articolo su Craigslist per $100. Dopo averlo pubblicato ricevi 100 email di gente che dice di voler acquistare il tuo articolo in contanti subito. La maggior parte delle persone a questo punto potrebbero iniziare a pensare che il prezzo del loro articolo sia troppo basso e quindi aumentare il prezzo fino a quando, in teoria, non raggiunga il massimo che un singolo acquirente è disposto a pagare per l'acquisto. Al contrario, se non riceverete nessuna offerta, probabilmente ciò farà scendere il prezzo a cui lo offrite fino a quando qualcuno non abboccherà. Il mercato azionario funziona allo stesso modo, tranne per il fatto che l'aumento e il calo del prezzo non è fatto consapevolmente, ma piuttosto determinato da milioni di transazioni che ogni secondo influenzano domanda ed offerta. Il che ci porta a questo argomento. Per ogni acquisto o vendita di azioni ci deve essere un compratore e un venditore. Se ci sono più compratori il prezzo salirà, se ci sono più venditori il prezzo scenderà. I trader spesso parlano dello spread tra bid ask, che in sostanza significa la differenza tra l'offerta, ovvero ciò che qualcuno è disposto a pagare per comprare un'azione, e la domanda, ciò per cui qualcuno è disposto a vendere un'azione. Il meccanismo di domanda e offerta è abbastanza semplice da capire in fin dei conti. Se più persone vogliono un determinato titolo, ecco che l'azione sarà più costosa.
All'inizio dei mercati azionari, l'abbinamento degli acquirenti ai venditori veniva fatto manualmente su un piano di trading. Ora viene fatto per lo più in modo automatico con complessi trading system. Questo permette al mercato di muoversi molto più velocemente e crea il ritmo di rottura che ogni spettatore casuale nota quando guarda il mercato azionario. Ora vi starete chiedendo, non ho tempo per capire questo, e perché dovrei investire comunque quando posso guadagnare dall'1 al 2% solo tenendolo in una banca? La risposta è abbastanza semplice. Se lo fai bene puoi fare un sacco di soldi. Usando un esempio comune che potresti aver sentito, se avessi comprato $1000 di azioni Amazon nel 1997, avresti circa 1,5 milioni di dollari oggi. Questo è un investimento a lungo termine, ma penso che la maggior parte delle persone sarebbe d'accordo sul fatto che ne sarebbe valsa la pena. Altre aziende spesso forniscono tassi di rendimento tra il 30 o 70% ogni anno, il che vi farà guadagnare molto rispetto a quell'1-2% ogni anno che avreste tenendo i vostri soldi in un conto bancario. In sostanza, se siete in grado di fare più del 2% in borsa, state guadagnando di più di quanto avreste guadagnato tenendo i vostri risparmi in banca. Ora che abbiamo capito che il mercato azionario è un mercato in tempo reale dove è possibile acquistare una parte delle aziende che si pensa avranno successo, il prossimo passo è capire come fare. La prima cosa di cui avrete bisogno è un conto di trading. Potete avviarne uno con fornitori comuni come i Trade o altri importanti istituti bancari, ma potete anche utilizzare servizi di trading gratuiti. I servizi comuni di trading addebiteranno delle commissioni per ogni operazione che farete, ma molti nuovi broker come i Toro, Trading 212, Plus 500 DeGiro e molti altri hanno reso tutto completamente gratuito. Questo significa che potete investire tutti i vostri soldi in una società o un indice azionario senza preoccuparvi di pagare le commissioni all'intermediario. Una volta che avete un conto in qualsiasi servizio di trading, dovete decidere quali azioni o meglio in quali società investire. Probabilmente è la parte più difficile, visto che dovete anche avere una certa quantità di azioni. I prezzi vanno da pochi centesimi a molte migliaia di dollari. La cosa più importante da ricordare è che molti broker permettono anche di frazionare un'azione permettendo di comprare solo una parte di essa, laddove il prezzo singolo fosse troppo alto. Prima di fare un acquisto è bene fare una ricerca approfondita per essere sicuro di capire cosa fa un'azienda per fare soldi. Se si trova in una buona posizione finanziaria, cosa pensano gli esperti di questa azienda e se raccomandano l'acquisto di azioni. Devi assumerti un certo rischio, quindi è importante investire solo denaro che sei disposto a perdere, senza il quale puoi sopravvivere, almeno per un po' di tempo o fino a quando un certo titolo non torna su, nel caso dovessi avere una perdita di valore in un periodo difficile. In questo video abbiamo trattato le basi del mercato azionario, come funziona e come iniziare. Non abbiamo coperto gran parte dell'analisi tecnica che va nella valutazione di una società, della terminologia di una negoziazione o modi per fare trading senza avere effettivamente i soldi necessari all'acquisto di azioni. Ma va bene così per ora. Per l'investitore alle prime armi, il modo migliore per imparare come funziona il mercato azionario è prendere un paio di dollari che si è disposti a perdere e sporcarsi le mani investendo saggiamente.